Ciao a tutti e bentornati in un mio nuovo video e bentornati anche sul canale. Quest'anno ho deciso di rifare completamente, di annullare appunto tutti gli altri, il mio progetto smaltimento dell'anno scorso, perché quest'anno ho deciso di cambiare totalmente, cambiare totalmente tecnica per smaltire i prodotti. Allora, ho preso spunto da un gruppo Facebook di cui vi lascio il link qui sotto, che ho sentito già da un'altra YouTuber, e vi lascio il link del gruppo qui sotto, così almeno nell'info box, così almeno se volete partecipare anche voi a questo metodo, potete farlo. Insomma, allora, in questo metodo, almeno quello che ho deciso di fare io, che là in quel gruppo ti propongono vari progetti di smaltimento a seconda di quello che a voi serve. A me, in questo caso, io ho deciso di fare il Full Face 2020, che significa che utilizzo più prodotti possibile di make-up, per truccare tutta la faccia. Quindi ho una cipria, cioè quindi ho un fondotinta, una cipria, una terra, un blush e un primer per gli occhi, una matita occhi, una matita labbra. Ah, ho dimenticato una cosa. Vabbè, la vedrete nella foto che metterò all'inizio, però in genere le ho presi tutti, perché li ho presi anche un po' per truccarmi oggi, tranne la base, che oggi non mi va, siccome sono a casa, quindi la base non l'ho fatta. Però mi manca un prodotto. Un lucidalabbra, un correttore e un rossetto che però ho dimenticato di là, che quindi vedrete poi nella foto che metterò come miniatura. Insomma, questo io partecipo a questo progetto che si chiama Full Face 2020, che consiste nel finire totalmente questi prodotti che vi ho citato nell'arco del 2020. In più però potete aggiungere altri vari prodottini, che ne so, il colore del mese e così via. Insomma, ce ne sono tanti tanti, poi potete scegliere voi a quale aderire a seconda delle vostre esigenze. Io ho scelto questo perché a me serve terminare abbastanza make-up. Quindi, perché lo sapete che non riesco a farlo da sola, quindi ci provo a farlo con questo gruppo. Poi vi lascio il link nell'info box. Adesso voglio farvi vedere appunto i prodotti che ho deciso di mettere in questo progetto. Allora, partiamo da questo fondotinta, che è il fondotinta Cushion. Nel fondotinta Nude Magic Cushion di L'Oreal. Allora, adesso vi faccio vedere. Allora, questo fondotinta porta la spugna, la sua spugnetta. Poi al suo interno, appunto, ha praticamente una spugnetta imbevuta di fondotinta. Allora, devo dire che sono già a buon punto, però siccome sapevo che ce n'era ancora di fondotinta dentro, praticamente cosa ho fatto? Ho preso e girato la spugnetta, perché da una parte avevo finito, adesso vado a fare l'altra. Quindi spero di terminarlo entro quest'anno, insomma. Entro quest'anno, spero. Poi la cipria ho messo dentro all'interno questa della Fit Me, questa qui
della Fit Me. Sì, questa della Fit Me. E l'ho messa dentro perché perché la voglio utilizzare, siccome prima non la utilizzavo praticamente quasi mai, perché andavo ad utilizzare quelle della palettona della Deborah che mi aveva regalato una mia amica, e infatti perché questa non andavo ad utilizzarla, l'ho messa in questo progetto. Anche perché era più facile da prendere. Poi, per la base c'era ancora questo correttore 16 ore di Essence, che come sapete negli ultimi tempi ho utilizzato come primer. E infatti questo correttore è già a buon punto, perché credo ci sia aria fuori. Questo correttore è già a buon punto perché appunto ho già provato a utilizzarlo e già faccio molta fatica a prendere il prodotto, quindi sono molto 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 contenta, anche se non ho ancora capito dove sono arrivata, ma non importa. Però quello che conta è che lo sto utilizzando. Insomma, ho deciso di inserirci questo correttore, anche perché è troppo chiaro per la mia pelle, e quindi lo utilizzo come correttore illuminante. A parte che io non ho molti occhiali, però lo utilizzo come correttore illuminante. Ho dimenticato la spugna del fondo tinta. Poi, sempre parlando di base, vado a prendervi ancora questo ombretto primer 2 in 1 di Essence, e lo vado ad utilizzare perché vedete un po' si stacca dalle pareti, e quindi direi che è anche il caso di utilizzarlo, siccome mi pare ancora buono. È il caso di utilizzarlo. Quindi, poi, come ombretto, perché si poteva scegliere un ombretto soltanto in polvere, per fare questo tipo di progetto si può scegliere un prodotto soltanto per categoria. Ah no, prima vi devo far vedere la terra. Questa è la terra mosaico di Bottega Lunga Vita, che non uso mai, o meglio la uso più d'estate che non mai, che mai. Quindi questo prodotto lo lascerò ancora lì fino ai mesi estivi. Quindi questo prodotto ve lo faccio vedere adesso, però diciamo che mi vedete utilizzarla più in estate che adesso, perché questa qua è molto molto estiva. Dicevo, torniamo all'ombretto, questo qua bianco della Essence. Allora, ho scelto questo ombretto, questo qua bianco, perché ha un solco, prima di tutto. Quindi se vado avanti, 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 riuscirò a bucarlo, almeno penso. Poi ho scelto anche questo ombretto perché si è sfracellato il tappo, quindi lo voglio gettare il più presto possibile, confezione vuota. Poi per gli occhi, come vi dicevo, ho scelto questa matita della Debby. Vedete, è molto molto piccola, cioè molto piccola, molto molto piccola. E poi ho scelto questa matita anche perché prima era già nel progetto smaltimento precedente, secondo ne voglio provare anche altre, cioè la Debbie è buona, però voglio provarne anche altre per vedere come mi trovo, poi magari torno alla Debbie, a parte che ne ho un'altra sempre di Debbie. Però
blush, vorrei utilizzare questo qua di Sephora, questo duo di Sephora. Vedete che sono già molto 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 scavati, addirittura come si chiama, quello salmone, l'ho cancellato la scritta. Poi in genere io li mischio perché uno è troppo aranciato, l'altro è troppo rosa, quindi li mischio sempre quando li utilizzo, quindi vedete sono già a buon punto anche con quelli, però anche questi li utilizzerò per di più in estate. Quindi sia la chip sia la terra che il blush mi vedrete più utilizzarli d'estate, a meno che non mi metto a utilizzare quello rosa, ma siccome è troppo rosato direi proprio di no, però li utilizzo più in estate. Quindi poi altra cosa che vi dovevo far vedere, sì, per le labbra, per le labbra invece ho deciso di mettere questo prodottino qui della, scusate, non lo vedete, questo prodottino qui della Essence, che è molto piccolo, che avevo comprato tanto tempo fa, però nel caso di utilizzarla, siccome l'utilizzo sotto il rossetto che non ho portato di qua, è quello che è nel packaging rosso, nel packaging rosso, ed è molto luminoso, quindi lo vado a mettere con sotto questa matita su tutta la mucosa come ho fatto con il lucidalabbra, così mi si scurisce un po' e è anche più portabile. Perché da solo è anche portabile, ma è troppo luminoso, quindi vado a metterci sotto determinate matite che mi permettono di utilizzarlo in maniera costante, insomma. E questo è il mio lucidalabbra che mi ha fatto io e mia sorella, e l'ho utilizzato anche per fare questo trucco. Vedete, ho messo sotto la matita e sopra ho messo questo perché è ancora un po' trasparentino. Io l'ho reso arancione, ma quel giorno ero proprio pazza che lo volevo un lucidalabbra arancione, ma era estate, quindi mi sembrava che andasse bene, però adesso mi è rimasto da terminare. Quindi anche qua sono a buonissimo punto, perché mai avrei pensato di arrivare a questo punto, però speriamo che riesca a terminarlo, insomma. Anzi, se ci tolgo il tappo sono ancora più giù. Anzi, vi faccio vedere. Vedi? Aspettate. Adesso tanto torna giù. Tanto me lo metto. Aspettare un attimo. Vedete, se tolgo il tappo sono ancora più giù, quindi questo mi invoglia di più a finirlo, terminarlo, anche perché ce l'ho da un sacco di tempo. Direi che quando devo fare un lucidalabbra colorato, invece di farlo arancione, lo farò tipo rosato o malva, ecco. E quindi questo è quanto, insomma. Sì, giusto. Questi sono gli 11 prodotti. Qua ne vedete solo 10, ma in realtà sono 11 perché c'è anche il rossetto. Questi sono 10/11 prodotti che ho deciso di mettere in questo progetto smaltimento. Così col gruppo che ho trovato attraverso un'altra YouTuber. Spero di riuscire ad andare avanti un po' con questi prodotti qua. Ho visto che alcuni sono già a buon punto, altri invece li utilizzerò tipo in estate, perché sono troppo, troppo chiari per adesso, capito? Cioè, è
poi a me piace utilizzarli d'estate come il blush e la terra, mi piace utilizzarli d'estate, che magari ci faccio anche un trucco per non toccare ombretti che magari sono in crema o così via, no? Di solito mi piace utilizzare così il blush e la terra. Di più in estate perché in inverno, insomma. Solo nelle serate, quelle particolari, mi metto a utilizzare sia il blush che la terra. Cioè quasi mai, però fa niente. Quindi, l'ultima cosa che vi volevo dire è questa, che praticamente li ho contrassegnati tutti con no, ce l'ho qui tanto, adesso ve lo faccio vedere. Ecco, li ho contrassegnati tutti con questo post-it appiccicoso, perché tanto non so come utilizzarlo questo post-it, poi quando ci scrivi sopra è trasparente, quindi li ho contrassegnati tutti con questo post-it in modo da scusate, adesso via, in modo da ricordarmi quali sono i prodotti effettivi nel progetto smaltimento prodotti. Ok, nel progetto smaltimento prodotti ci sono solo questi, ne manca uno però, lo vedrete nella foto. Ah, nella foto li vedete tutti senza perché non l'avevo ancora messo, quindi li vedrete tutti dopo. Quindi, questo è il mio progetto smaltimento. Spero di portare a termine qualcosina del tipo solo il primer e l'ombretto e il lucidalabbra e magari anche le matite e il si chiama? Correttore durante i mesi. Durante tutto l'anno magari riusciamo a bucare almeno qualche cosa, insomma. Io ci provo in tutte le maniere, in tutti i modi, però non è detto, cioè spero di riuscirci almeno a finire qualcosa e a bucare qualcosa, insomma. Vi saluto. E vi ringrazio anche per aver visto questo video. E spero che questo video vi sia piaciuto. Vi lascio il link del gruppo di Facebook che ho trovato sotto nell'info box, così se volete potete andare a darci un'occhiata e magari entrare anche voi nel gruppo per smaltire un po' di prodotti. E io spero di esservi stata utile, spero di avervi fatto vedere tutti i prodotti, e spero che almeno questo video vi sia d'aiuto per spronarvi a smaltire qualche prodottino. Io vi saluto e vi ringrazio anche per aver visto questo video e non dimenticate di mettere mi piace se vi è piaciuto, di condividerlo se lo volete condividere e di iscrivervi se volete iscrivervi e ricevere le notifiche, attivate la campanellina. Questo era tutto per questo video, io vi saluto e vi aspetto al prossimo. Ciao ciao!